abbiamo presentato nel documento preparatorio che voi avete. Quindi questo è l'oggetto della tavola rotonda. Passiamo da tecnici o esperti o persone che fanno parte del mondo dell'associazionismo a chi rappresenta forse i sindacati politici. Allora, noi abbiamo invitato a questa tavola rotonda esponenti della NAO Assomed, della CGIL, della UIL, come organizzazione sindacale. Carlo Palermo è qui presente, segretario della NAO Assomed, la CTLippi della CGIL. Avrete visto che era presente oggi, ma per motivi legati al fatto che ci sono degli eventi congressuali della CGIL non può essere qui nel pomeriggio, però lui ci ha già detto quello che pensa nella stamattina, quindi noi ne terremo conto. Poi abbiamo invitato Guido Lutrario della USB, Unione Sindacale di Base, che io però non vedo qui. Dovrebbe arrivare alle 3. Ah, vabbè, arriverà un po'. Poi noi abbiamo invitato esponenti del Partito Democratico nella persona di Vito De Filippo, che è deputato fa parte della Commissione Affari Sociali. Abbiamo invitato il gruppo parlamentare di Leo nella persona di Stefano Fassina. Abbiamo invitato il Movimento 5 Stelle nella persona di Maria Lucia Loregge, che è presidente della Commissione Affari Sociali della Camera. Abbiamo invitato il Potere al Popolo nella persona di Lisa Caritano, che è stata candidata alla presidenza della Regione Lazio per Potere al Popolo. Allora, noi siamo organizzati così. I parlamentari, che tre parlamentari che devono partecipare, sono impegnati in commissione dove ci sono delle votazioni, arriveranno, ci hanno pregato di iniziare senza di loro perché arriveranno appena possibile. La presidente della commissione, Orefice, ha detto che farà di tutto per essere presente, ma in ogni caso, perché lei come presidente ha impegni aggiuntivi rispetto alla votazione in aula, una votazione che si sta svolgendo. Però ha comunque detto che nel caso non potesse essere presente, ma ha avuto la gentilezza.